dell'Apostolo: rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri, perché vi rivestiate anche nella vita di colui del quale vi siete rivestiti per mezzo del sacramento. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. In questo sta proprio la forza del sacramento. È infatti il sacramento della nuova vita che comincia in questo tempo con la remissione di tutti i peccati e avrà il suo compimento nella risurrezione dei morti. Infatti siete stati sepolti insieme con Cristo nella morte per mezzo del battesimo, perché come Cristo è risuscitato dai morti, così anche voi possiate camminare in una vita nuova. Ora poi camminate nella fede per tutto il tempo in cui, dimorando in questo corpo mortale, siete come pellegrini lontani dal Signore. Vostra via sicura si è fatto colui al quale tendete, cioè lo stesso Cristo Gesù, che per voi si è degnato di farsi uomo. Per coloro che lo temono ha riservato tesori di felicità, che fonderà copiosamente su quanti sperano in Lui, allorché riceveranno nella realtà ciò che hanno ricevuto ora nella speranza. Oggi ricorre l'ottavo giorno della vostra nascita. Oggi trova in voi la sua completezza il segno della fede, quel segno che presso gli antichi patriarchi si verificava nella circoncisione, 8 giorni dopo la nascita al mondo. Perciò anche il Signore ha impresso il suo sigillo al suo giorno, che è il terzo dopo la passione. Esso però, nel ciclo settimanale, è l'ottavo dopo il settimo, cioè dopo il sabato, e il primo della settimana. Cristo, facendo passare il proprio corpo dalla mortalità all'immortalità, ha contrassegnato il suo giorno con il distintivo della risurrezione. Voi partecipate del medesimo mistero non ancora nella piena realtà, ma nella sicura speranza, perché avete un pegno sicuro, lo Spirito Santo. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo, assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, vostra vita, anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Alleluia. Consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Quando si manifesterà Cristo, vostra vita, anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Alleluia. Noi ti lodiamo, Dio. Ti proclamiamo, Signore. O Eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della Gloria, Eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore. Guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo. Lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia. In te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza. Non saremo confusi in eterno. Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, redento dal suo sangue. Alleluia! Tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida senza acqua. Così nel santuario la tua potenza e la tua gloria, poiché
cantiamo inni al Signore nostro Dio. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite piogge rugia del Signore, benedite venti tutto il Signore, benedite fuoco e calore il Signore, benedite freddo e caldo il Signore. Benedite luce tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore, benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore, benedite mostri e marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore. Benedite figli dell'uomo il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore, benedite pii e umili di cuore il Signore, benedite Anania, Azzaria e Misaele il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodi-
Risuscitato Gesù, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni.
Rivolgiamo la comune preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato il Cristo, costituendolo Capo e Salvatore nostro. Risplenda su di noi la gloria del Cristo. O Padre Santo, che hai innalzato il tuo Figlio dalla morte alla gloria, fa che passiamo dalle tenebre del peccato alla tua ammirabile luce. Ci hai salvati mediante la fede. Fa che viviamo in modo coerente il nostro battesimo. Ci inviti a guardare in alto, dove Cristo siede alla tua destra. Aiutaci a vincere le suggestioni del male. La nostra vita sia nascosta in Cristo. E risplenda al mondo come annunzio dei cieli nuovi e della terra nuova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così
Cristo è risorto dai morti, vive la vita immortale. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica Israele che Egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi un uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. Ecco la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è risorto dai morti, vive la vita immortale. Alleluia. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, e apparve a Cefa e quindi ai dodici. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo.
Alleluia. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti, per Cristo nostro Signore. Amen. Alla Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Giuseppe, prega per noi. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Giuseppe, prega per noi. Terzo mistero gaudioso si contempla, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Giuseppe, prega per noi. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Giuseppe, prega per noi. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Figlia prediletta dal Padre, prega per noi. Madre di Cristo, Re dei secoli, prega per noi. Gloria dello Spirito Santo, prega per noi. Vergine figlia di Sion, prega per noi. Vergine povera e umile, prega per noi. Vergine mite e docile, prega per noi. Serva obbediente nella fede, prega per noi. Madre del Signore, prega per noi. Cooperatrice del Redentore, prega per noi. Piena di grazia, prega per noi. Fonte di bellezza, prega per noi. Tesoro di virtù e sapienza, prega per noi. Frutto primo della redenzione, prega per noi. Discepola perfetta di Cristo, prega per noi. Immagine purissima della Chiesa, prega per noi. Donna della nuova alleanza, prega per noi. Donna vestita di sole, prega per noi. Donna coronata di stelle, prega per noi. Signora di bontà immensa, prega per noi. Signora del perdono, prega per noi. Signora delle nostre famiglie, prega per noi.
Letizia del Nuovo Israele, prega per noi. Splendore della Santa Chiesa, prega per noi. Onore del genere umano, prega per noi. Avvocata di grazia, prega per noi. Ministra della pietà divina, prega per noi. Aiuto del popolo di Dio, prega per noi. Regina dell'amore, prega per noi. Regina di misericordia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina della terra, prega per noi. Regina del cielo, prega per noi. Regina dell'universo, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Dio misericordioso, esaudisci la preghiera del tuo popolo, che onora la Beata Vergine Maria, tua serva, come Madre e Regina, e concedi a noi di servire te e i fratelli in questo mondo, per entrare nella dimora eterna del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa, per tutte le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nascum prole pia, benedica Virgo Maria, Mater mea, fiducia mea. Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. Padre, gloria a Te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Gloria a Te, o Signore. Cristo, gloria a Te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Gloria a Te, o Signore. Spirito, gloria a Te, che dall'acqua del battesimo fai riemergere come primizia della nuova umanità. Gloria a Te, o Signore. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti rinati nel battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucarestia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria Deo, gloria Deo nell'alto.
preghiamo. O Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava avvicinarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sui lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Amo grazie a Dio. Fuck.
Ti preghiamo, o Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, o Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene. Nel nome del Signore vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore Dio egli ci illumina. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Victime Pascali laudes, immolent Christiani, onus redemitames, Christus innocens patri, reconciliabit.
sia con voi. Spirito. Al Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri apostoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. È una grande emozione, no? Per me, prima di tutto, e penso per tutti noi. È una grande emozione perché siamo qui a rendere grazie al Signore. Abbiamo cantato durante il Salmo: «Rendete grazie al Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia». Ecco, il Salmo ci ha invitato ad apprezzare l'amore del Signore. Ci ha invitato a riconoscere la sua misericordia nella nostra vita, la sua misericordia che è più forte della morte, che dura,
che dura per sempre. Siamo venuti oggi a messa per rendere grazie al Signore. Ogni messa è un rendere grazie al Signore. Siamo venuti a ringraziarlo per la sua misericordia che si vede. Si vede prima di tutto nel dono che ci hanno fatto a me e a Filippo, nel presbiterato, ma tutti quanti nella nostra vita, in un modo o nell'altro, possiamo dire di aver visto la misericordia di Dio, che abbiamo incontrato il Signore. Nella nostra esistenza abbiamo fatto esperienza della sua misericordia. Se non l'abbiamo ancora fatta, vuol dire che non siamo credenti, come Tommaso, ma siamo ancora un po' increduli. Ed è possibile. È possibile, sapete, anche partecipare alle celebrazioni, venire a messa e non incontrare il Signore. Potremmo dire essere come le panche dove siamo seduti. Passano tutta la loro vita in chiesa e non imparano niente. Peggio, non cambiano, non incontrano il Signore. Sono lì, ci sono, ma sono dei pesi morti. Ecco, noi non vogliamo essere come le panche. Noi siamo persone viventi e partecipiamo ad una celebrazione per incontrare il vivente. La nostra messa deve essere un incontro di persone, certo, non semplicemente però un incontro fra noi amici della stessa comunità, ma un incontro di tutti noi con Gesù, il vivente. È un incontro che facciamo in comunità, ma che ognuno personalmente incontra il Signore Gesù. E questo incontro ti cambia, questo incontro ti tocca. Perché? Perché tocchi la misericordia di Dio. Anche se non ci crediamo, nella celebrazione eucaristica incontriamo, per mezzo della parola, per mezzo dell'Eucarestia, incontriamo la misericordia di Dio. E se ognuno di noi apre il suo cuore, si mette davanti al Signore Gesù con un atteggiamento di umiltà e di fiducia, incontra il Signore, lo cambia, lo segna. Ecco, il Vangelo però ci racconta anche un'altra cosa. A Tommaso incontra i suoi fratelli e gli dicono: abbiamo incontrato il Signore è risorto. E lui risponde: no, io non ci credo. Se non vedo, non credo. Ecco, è possibile nella nostra vita che la testimonianza dei nostri fratelli che ci raccontano che hanno incontrato davvero il Signore, questa testimonianza non ci tocca, non ci crediamo. Ed ecco che il Signore però ci fa capire, ci dice che c'è un'altra strada in cui possiamo incontrare il Signore. Tutti noi siamo uomini, siamo donne, siamo creature di Dio, quindi siamo limitati, siamo increduli, siamo feriti. Abbiamo tutti quanti delle mani piegate dal tanto lavoro, dall'immergerci nel lavoro per non pensare ad altro. Lavoro, pur di isolarci, pur di cercare un senso alla nostra vita. Abbiamo delle mani piegate dalle spine dell'orgoglio, dell'egoismo. Abbiamo delle mani piegate dai peccati commessi con le nostre mani. Abbiamo anche noi dei piedi feriti dal fatto della ricerca continua in questo mondo di un senso alla nostra vita. Abbiamo percorso delle strade con questi piedi che ci hanno portati sulle rocce, in terre deserte, nelle spine, ma non trovando un senso vero alla nostra vita. Abbiamo dei piedi piegati, ma soprattutto abbiamo un cuore piegato. Abbiamo un cuore piegato dalle delusioni, un cuore piegato dai fallimenti della vita, un cuore rigato dalla sofferenza che la vita in qualche modo ci ha riservato, malattie incurabili che abbiamo noi o che hanno i nostri cari, tradimenti vissuti, tradimenti subiti, tradimenti fatti.
Abbiamo un cuore piegato dai lutti, una persona che ci è morta, un figlio, un fratello, una madre, un padre che ci è morto e non l'abbiamo accolto, non l'abbiamo accettato. Abbiamo dei mali morali, di cui magari non sappiamo perché, eppure stanno lì. Abbiamo queste piaghe nelle mani, nei piedi, nel cuore che ci fanno dire: perché, Signore, dove sei? Perché ci hai abbandonato? Ecco, di fronte a noi fra un po' sull'altare avremo Gesù, Gesù risorto, che ci mette di fronte a noi le sue mani, come ci ha detto ieri il Vescovo, ci mette di fronte a noi i suoi piedi, ci mette di fronte a noi il suo cuore. E dice anche a noi, come ha detto a Tommaso, tocca, metti le tue mani ferite nelle mie mani ferite, metti i tuoi piedi feriti nei miei piedi feriti, metti il tuo cuore ferito nel mio cuore squarciato. Ed è così che avviene per noi cristiani, per noi figli di Dio, per noi battezzati il miracolo, perché le nostre piaghe diventano le sue. Le sue ferite d'amore diventano le nostre. E così cambia tutto. Cambia tutto perché? Perché nelle mie piaghe posso trovare quelle di Cristo. E quindi nelle mie piaghe posso trovare la guarigione. Nella mia sofferenza posso trovare il suo amore. Nei miei fallimenti trovo i suoi successi. Nei miei tradimenti trovo la sua fedeltà. Nelle mie morti, nei miei lati oscuri della mia anima, che neppure la persona più vicino a me la conosce, nemmeno mia moglie, nemmeno la mia guida spirituale conosce, in quelle morti lì, se lasciamo entrare il Signore, possiamo trovare la sua vita risorta. È che noi molte volte abbiamo paura del Signore. Abbiamo un'idea di Dio che sia cattivo, che sia un padrone. Ecco, questa non è l'immagine di Dio. Questo non è il Signore, non è il Dio che ci racconta il Vangelo. Quello che oggi Gesù dice a Tommaso lo dice a ciascuno di noi. Avvicinati, fai esperienza di me. Non essere incredulo, ma credente. Essere credenti non pensiamo che sia semplicemente una questione di testa, oppure una questione di spiegazioni, una questione di convincimenti, oppure sapere dei concetti o dire delle formule. No, no. La fede è fiducia. E un atto di fiducia è un gesto di affetto di chi si mette nelle mani dell'altro. Come il bambino. Il bambino in braccio a sua madre ha una fede immensa. Ragiona poco, non sa spiegare tante cose, ma sta bene, si sente al sicuro, si lascia portare, si lascia nutrire. Poi dopo il problema è che mano a mano che si cresce diventiamo indipendenti, autonomi. Ed è buono, ed è giusto, perché ognuno di noi è responsabile della propria vita. Non possiamo vivere sempre da bamboccioni. Ma però è anche un male. Perché crediamo di essere padroni della nostra vita? Pensiamo di poter fare, faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Invece l'atto di fede è proprio questo atteggiamento in cui ognuno si mette nelle mani del Signore, dicendo: Signore, io dipendo da te. Si fa attraverso la comunità. Ci si affida al Signore attraverso una guida spirituale, ci si affida al Signore attraverso le persone che il Signore ti mette accanto e in loro si dice: Signore, io dipendo da te, non sono indipendente, dipendo da te e sono contento di dipendere da te. Questa è la fede. Non sono un autonomo, non sono, potremmo dire, legge a me stesso. Voglio imparare da te a diventare come sei tu. E questa è la misericordia. La misericordia di Dio qual è? È accogliere Gesù e diventare come Lui.
Ecco, allora un invito che ci fa la parola è di non essere increduli ma credenti. Cioè affidati. Fidati. Confidati con Gesù. Aprigli il cuore. Raccontagli la tua vita. Raccontagli le tue sofferenze. Mettiti nelle sue mani. È vero, si può vivere tranquillamente senza Gesù, eh? Si può vivere tranquillamente senza battesimo, senza Eucaristia, senza sacramento della penitenza. Si può vivere tranquillamente come se Dio non ci fosse, amministrare il bene pubblico come se Dio non ci fosse, vivere in comunità come se Dio non ci fosse. Però che tristezza, anzi, che disperazione. Perché quelle ferite che abbiamo nelle mani, nei piedi e nel cuore, rimangono ferite. Anzi, potremmo dire, rimangono piaghe. Cioè le piaghe non guariscono, le piaghe piano piano si imputridiscono e portano nel cuore la morte. Portano nel cuore la disperazione. Solamente con Gesù, nell'incontro dell'Eucaristia, nell'incontro con la sua parola, da cui poi deriva l'incontro nella direzione spirituale, l'incontro in una comunità credente, col Signore, solo questo permette che le nostre piaghe possano diventare ferite, cioè aperte, ma dalle quali può passare la vita divina, la risurrezione. Lasciamo prenderci per mano da Maria, la Madonna, lei che si è lasciata portare in braccio da Gesù. Prima lo portava lei in grembo, dopodiché è stato Gesù a portare lei in braccio. Lasciamoci condurre da Maria, che ha fatto dipendere tutta la sua vita da Gesù. Lei ha sperimentato la tragedia del dolore, della sofferenza, ma ha saputo anche intravedere in quella croce, in quelle ferite, la gioia della resurrezione. Lasciamoci prendere per mano, ma anche noi prendiamola per mano, e ci dia la forza di scuotere la nostra vita come se fosse la volta buona, che cadano le foglie vecchie e, visto che a primavera, ricrescano quelle nuove. Così di iniziare piano piano a camminare seriamente, di cambiare la nostra vita, ma non per un impegno morale, perché ci siamo innamorati davvero di Gesù, della sua misericordia, di questo amore che batte, di questo cuore che batte per amore, per tutti noi. E così si realizzi davvero le parole del nostro carisma: camminando non sono più io a vivere, ma Cristo vive in me. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo,
siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sia benedetto Dio che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione del suo Figlio, a una speranza viva. Rivolgiamo a Lui la nostra supplica perché tutta la terra possa accogliere il frutto della Pasqua. Preghiamo insieme dicendo: Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Ti preghiamo, Signore, per la Tua Chiesa, affinché essa abbia sempre al centro Cristo e affinché ogni cristiano porti nel mondo con la sua testimonianza la verità e la salvezza della Santissima Eucaristia. Per questo ti preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Signore, fa che la famiglia sia un dono amato, voluto, custodito e protetto, frutto della Tua misericordia. Per questo preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Gesù, ti affidiamo tutti i giovani, perché possano scoprire il Tuo amore immenso, possano sperimentare la Tua presenza viva e donare la propria vita a Te, per conoscere la loro vocazione secondo il Tuo progetto. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Ti presentiamo, Signore, tutti gli ammalati, ogni malattia spirituale e fisica, affinché possano essere rigenerati dalla presenza di Gesù nel loro cuore. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Ecco, prima Don Luca parlava di un ringraziamento, che siamo qui per ringraziare per questo dono che il Signore ha fatto alla nostra comunità, come Chiesa anche. E entrambi, sia Don Luca che Don Filippo, hanno ricevuto due vocazioni, due chiamate. Una è stata quella di professare i voti di povertà, castità e obbedienza nel carisma dei figli del Sacro Cuore di Gesù, e quindi a vivere come Gesù è vissuto, nella povertà, nella castità e nell'obbedienza. E poi una seconda chiamata, quella del sacerdozio, e quindi in un certo senso ad essere, a fare quello che Gesù ha fatto, e quindi ad essere strumenti, ministri, portatori di grazia, portatori di salvezza. Saranno quindi portatori, canali attraverso cui il cuore di Gesù possa entrare nella Chiesa e in ogni cuore. Questa è la loro missione, è la missione che il cielo ha dato loro. E noi, siccome diceva prima Don Luca, sono un dono per noi, un dono non è mai senza una responsabilità. E quindi dobbiamo sentirci tutti responsabili come comunità ecclesiale, come fedeli, di queste vocazioni di Luca e di Don Filippo, sentirci madri e padri custodi di queste vocazioni, con la preghiera, con la difesa, con la custodia. Ecco, allora sentiamo oggi, chiediamo al Signore e preghiamo perché nel cuore possiamo sentire questa responsabilità di sentirli come figli. Per questo preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del Tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza del mistero pasquale, perché in gesti e parole ne diventiamo gioiosi testimoni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
mistero è grande. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede rigenerati nel battesimo. Guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi sulla terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nazareno e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, nel suo vero corpo, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi, apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, quest'offerta che noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia ti presentiamo, anche per i nostri fratelli che ti sei degnato di far rinascere dall'acqua e dallo spirito,
accordando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettare a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo sacrificio, Padre, noi, i tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio,
scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, San Giuliano, San Giorgio, San Filippo Neri, San Luca Evangelista, Santa Faustina Kowalska e tutti i tuoi santi. Ammettili a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Señor.
Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Auguri. Si dice che ogni messa deve essere la prima, l'ultima e l'unica. Questo è l'augurio che facciamo a te adesso, stasera a lui, ma lo facciamo con un cuore grato, grato al carisma che il Signore ci ha donato nella Chiesa della Comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù, insieme ai nostri fondatori Maria e Paolo, alla comunità tutta presente, che non la vedete perché il 90% sta qui dietro a cantare, ma vogliamo ringraziare appunto la Chiesa che ci ha donato questa grazia di accogliere il dono delle vocazioni alla vita consacrata e in mezzo a loro chi il Signore ha chiamato alla vita sacerdotale. Non possiamo non essere grati dei fratelli e delle sorelle che sono scesi dalla Val di Fassa, che sono venuti per celebrare questa occasione, in modo particolare i genitori, la nonna, i fratelli di Luca, e ringraziamo tutti veramente. Ringraziare gli altri non è sempre scontato, no? Luca ha cominciato l'omelia dicendo che è un'azione di grazie, eucariste, fare eucaristia e fare azione di grazia. E allora noi rendiamo grazie a Dio, rendiamo grazie agli altri, al prossimo che il Signore ci ha messo accanto, al dono di grazia del carisma che ci ha donato, della Chiesa, della bellissima celebrazione che ieri ci ha donato il nostro Vescovo Nazareno, dei fratelli e sorelle che sono venuti da fuori, dei fratelli e sorelle che sono qui. Ringraziamo anche la presenza del nostro amico Francesco, che è presente qui in mezzo a noi, il Presidente della Regione. È un segno d'amicizia con il Vescovo, con la Diocesi, ma è un segno di fede e penso che questo sia il prima testimonianza. Ringraziamo Dio veramente per questo dono di grazia delle tue mani e della tua vita consacrata a Dio e lo mettiamo tutto nel cuore della Madonna, perché se non ci pensa lei, lo sai, noi andiamo da nessuna parte. E allora che davvero la Vergine Maria e i Santi che ieri abbiamo cantato, che in ogni celebrazione sono presenti e pregano insieme con noi, possano davvero spronarci ogni giorno di più e meglio ad essere testimoni autentici dell'esperienza, dall'omelia tua, dell'esperienza che abbiamo fatto del Signore. Che la Madonna ci custodisca tutti. Grazie. I ringraziamenti li ha già fatti lui per me. L'unica cosa che posso dirvi è che vi ringraziamo tutti, che il Signore ve ne renda merito, ecco, che queste mani qua, che è un dono per voi, che siano loro a rendervi merito a voi, che portino loro il frutto e il dono a voi. Questo, grazie. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. O Dio, che nella risurrezione del tuo Figlio unigenito ci hai donato la grazia della redenzione e hai fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ha donato la libertà senza fine,
vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.